nostri relatori e lavoratori che sono intervenuti a questo convegno. Perché abbiamo, perché mi sentite? Si sente giù in fondo? Sentite, sì. Allora, perché abbiamo deciso di fare questo convegno? Principalmente per tenere accesi i riflettori sulla vicenda di un'azienda italiana importante, il simbolo di questo paese, che ci ha visto in pochi, isolati, aiutati, diciamolo, da degli eroi, professori e politici che fino adesso hanno consentito che questa vicenda non fosse chiusa nel peggiore dei modi, che questa azienda fosse svenduta, perché i prodromi c'erano tutti. E abbiamo deciso di continuare a tenere aperta questa vertenza, sperando che il fronte politico nuovo che si è affacciato dopo le elezioni della settimana scorsa, un vero e proprio spartiacque nella vita della Repubblica Italiana, possano raccogliere le esigenze che vengono non solo dal mondo del lavoro ma da tutta l'Italia, perché noi, vedete, siamo praticamente ridotti a un paese disastrato, lo sappiamo. Ma questa è l'azienda simbolo di questo paese, tutto quello, e noi che ci lavoriamo lo sappiamo, tutto quello che abbiamo visto accadere in questa azienda era lo specchio di quello che avveniva nel paese. Allora, dopo tante promesse che ci sono state fatte, dopo la voglia e la volontà che abbiamo ascoltato da parte di numerose forze politiche di cambiare in meglio questo paese, quale migliore occasione di dimostrare che si vuole camminare, si vogliono rispettare gli impegni presi elettoralmente, dando un futuro a questa compagnia. Noi, vedete, io sono molto veloce nel raccontarvi queste cose, noi abbiamo dovuto subire negli ultimi mesi, dato che avevamo osato dire di no ad una cordata governativa che voleva svendere la nostra azienda nei mercati prima d'Oriente e poi europei, i lavoratori hanno osato dire di no e siamo stati travolti per mesi da un cannoneggiamento che voleva giustificare agli italiani che eravamo un'azienda di lavoratori privilegiati, che guadagnavamo cifre iperboliche. Bene, tutto questo sapete che non era vero, con l'aiuto di esperti, professori, docenti siamo riusciti a smontare scientificamente e tecnicamente tutte queste menzogne che ci avevano posto davanti, e è venuto fuori quella che ogni lavoratore, anche i sassi che stanno negli aeroporti, conoscono, e che cioè che eravamo e siamo i meno pagati d'Europa complessivamente, e complessivamente anche i più produttivi. Qualsiasi imprenditore che inizia un'attività commerciale vorrebbe avere i propri dipendenti che sono concorrenziali rispetto agli altri. Noi avevamo questo, avevamo un'indicazione geografica che era una porta, il nostro paese, una porta aerea nel Mediterraneo, un regime di monopolio, 60 milioni di abitanti, 30 milioni di immigrati, sono riusciti a far chiudere anche questa azienda, perché c'è stata una volontà politica precisa. Quando è stato deciso nei primi anni 2000 che all'interno dell'Europa sarebbero dovute rimanere solamente tre compagnie aeree, British, Lufthansa e Air France, il problema era dirlo a 24.000 dipendenti e a tutti gli italiani che si sarebbe chiusa un bene e un simbolo di questo paese. E sono cominciate scelte manageriali incomprensibili, scelte strategiche sbagliate che hanno portato la situazione a quella che è oggi. Noi però vediamo che, nonostante tutto quello che hanno fatto per la determinazione dei lavoratori, per la determinazione di forze politiche e più che forze politiche, onorevoli e esponenti di queste forze che hanno creduto in questa azienda e hanno creduto che l'Italia deve diventare essere Italia, siamo stanchi di essere una colonia, siamo stanchi di ricevere diktat da altre parti, e proprio cominciando da rilanciare questa azienda che noi potremo invertire la tendenza. Io spero, diciamo, che all'interno degli interventi che seguiranno avremo interventi degli esperti che tecnicamente vi illustreranno in maniera dettagliata quello che io vi sto accennando, perché noi pensiamo che un paese come questo e un settore strategico come questo non possa essere svenduto, diciamo, ai venti del mercato, per cui serve una programmazione centrale, governativa, che faccia un vero piano dei trasporti di questo paese, e per fare questo bisogna ridotare il nostro paese di una grande compagnia aerea, come eravamo una volta e come per scelta politica criminale, perché questo è stato fatto, di svendita dei beni di questo paese, ci hanno ridotto in queste condizioni.
Io termino, do la parola all'onorevole Borghi che ha una votazione dalle 3, che ci dirà, spero, cose belle. Siamo stati stanchi di ascoltare interventi che dicevano che noi dovevamo chiudere, che eravamo un problema di questo paese.